Torniamo a una parentesi un momentino triste, ma non per renderla più triste di quanto in effetti la visse Gianni Brera, la vissero tutti quelli che volevano bene al calcio. Gianni Brera il 30 di ottobre del 77 era sugli spalti, era in tribuna stampa per Perugia-Juventus. Lei, ricordo già prima naturalmente che si abbattesse questa disgrazia sul Perugia, la morte di Curi, disse che questo centrocampista Era bravissimo. Le ricordava un qualche cosa, forse le ricordava Gianni Brera giocatore. No, beh, a parte la struttura morfologica che era molto simile del brevilineo, io l'ho visto fare sul terreno bagnato a Perugia un passaggio di, mi pare, non sono sicuro, di esterno destro, era sul out sinistro, che ha fatto proseguire la palla parallela all'out e poi rientrare in gioco per l'uomo che accorreva. Quello era un passaggio da grandissimo campione, e uno che lo tenta con quel clima, con quel fondo fradicio, è uno che ha classe. Infatti poi l'ho guardato e mi sono accorto che l'aveva classe. Poveretto, era inficiato da un'insufficienza cardiaca. Io lo sento ancora, no, l'ho sempre qui nella mente. Ricordo che era una giornata bruttissima di pioggia, io avevo già fatto degli interventi in campo, ero tutto bagnato. A un certo momento, dal freddo, io mi strappai il gemello del polpaccio per arrivare al coso. In campo si vide subito che era una cosa grave. È stata la più grossa tragedia del Perugia. Io penso che la gente lo ricordi ancora. Io da quando siamo usciti dal campo ero quello che in qualche immagine si vede, lo tenevo sopra perché lui si dibatteva perché voleva veramente attaccarsi alla vita, credo. E all'ingresso del sottopassaggio lì lui è morto perché ha sbarrato gli occhi, ha fatto me lo ricordo benissimo, un gesto proprio si vedeva che era finito. Spesso ricordo quella giornata, il buio di quel cielo, quello che è successo in campo. È una cosa che non è pensabile. Un ragazzo di 24 anni, tutte le volte che passo a Pescara o passo a Perugia, il mio pensiero va a lui, era uno dei nostri eroi. Io all'epoca ho pensato più volte che la maglia numero 8 fosse tolta dal campo del Perugia. Non sarebbe mai troppo tardi. Sono qui al Milan dove per onore abbiamo tolto la maglia numero 6 di Franco Baresi. Consentitemi di chiedere ancora una volta a Perugia. Togliamo la maglia numero 8, giochiamo con un altro numero, sarebbe meglio.